Radio Radicale, siamo con Riccardo Nencini del Partito Socialista Italiano, già viceministro delle infrastrutture e segretario del Partito Socialista Italiano, per questa manifestazione sul 25 aprile organizzata dai socialisti. Allora, perché oggi volete manifestare qua a Montecitorio davanti alla sede delle istituzioni in un momento particolarmente difficile per il Paese? Allora, come pensate sarà questo 25 aprile? Pensate che prevarranno ancora una volta le divisioni, e come giudicate questa vigilia? Qualche giorno fa il ministro dell'Interno Salvini, vice premier, ha dichiarato che non celebrerà il 25 aprile perché non partecipa ai derby fra comunisti e fascisti. Non so su quali libri di testo abbia studiato nella sua vita, forse su nessuno. Il 25 aprile è la festa della libertà e della liberazione, è la festa laica per eccellenza. Lui, che ha giurato sulla Costituzione, dovrebbe essere il primo che la festeggia. Avevamo chiesto il Viminale per andare a protestare di fronte a lui, ci è stata negata quella piazza e questa è la ragione per la quale siamo davanti a Montecitorio. Pensate che nel governo si giocherà una partita sul 25 aprile? Abbiamo visto che Di Maio ha dichiarato grande attenzione per questa festa. Beh, meno male, uno dei due vice premier che celebra una scadenza così importante, perlomeno abbiamo metà del governo che condivide quello che noi diciamo. No, non vedo partite su questo punto, vedo più una partita che si sta aprendo sul versante economico e non so come andrà a finire. Che impressione ha avuto del Consiglio dei Ministri di ieri? Beh, una pacchianata, si dice dalle mie parti. La conferma che ci sono delle divisioni profonde, la conferma che in campagna elettorale per le europee queste divisioni tendono ad allargarsi, la conferma che non ci sono misure a vantaggio degli italiani. Ecco, come ha visto, diciamo, le cronache che hanno reso contato questo Consiglio dei Ministri, tra accuse reciproche tra Conte e Salvini? Qualcuno dice che Conte abbia criticato anche Di Maio. Beh, come la verità del momento, è una fotografia di quello che sta accadendo ormai da diversi mesi. C'è un contratto di governo siglato da Di Maio e da Salvini, ma la realtà è molto diversa. Hanno fatto una legge di stabilità che prevedeva l'1,5% di aumento di crescita del PIL. Oggi siamo nella stagnazione più completa e misure per uscirne non se ne vedono. Le volevo chiedere, come ex vice ministro delle infrastrutture, che valutazione può dare della nota dell'AGCOM su Radio Radicale? Pensa che sia un punto di svolta? Penso che sia intanto un fattore positivo. Vedo che anche il fronte dei grillini comincia a rompersi. Lo abbiamo detto in Parlamento quando abbiamo ricordato l'amico e compagno Bordin. Radio Radicale svolge un servizio pubblico. Non si può togliere un servizio pubblico per i cittadini. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Riccardo Nencini, col quale abbiamo parlato del 25 aprile, della situazione del governo e di Radio Radicale.